finalmente sono giunto al dunque e ho trovato la soluzione per avere il massimo delle performance con Lightroom. Sì, perché utilizzare un disco esterno meccanico per Lightroom è abbastanza asfissiante. Purtroppo comunque la lentezza dell'importazione, dell'editing, eccetera. Poi la mia esigenza di utilizzare la libreria non solo in studio, ma anche in altri luoghi, come ad esempio a casa, dove sì, mi porto anche il lavoro. Insomma, mi hanno costretto a riflettere su cosa poter fare per velocizzare il tutto. La soluzione l'ho trovata e ve la faccio vedere. È un case esterno, è un box Acasis, non so cosa sia, è un'azienda comunque che produce questo box che qualcuno può pensare, ah, ma è un Thunderbolt 3? No, è un USB 4. Se avete un Mac, ma credo che ci sono anche dei PC, un Mac M1, le vostre porte supportano l'USB 4, quindi enormi, velocissime, enormi, grandissime velocità. All'interno ho messo una NVMe 2 TB Western Digital Black, che lo stesso produttore consiglia per, insomma, per questo box da 2 TB. Qualcuno potrà dirmi, ma come 2 TB e tu ci metti la libreria di Lightroom qua dentro? Sì, e come ho fatto ve lo dico subito. Ma prima di continuare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo. Se dovete fare un acquisto su Amazon, uno qualunque, per qualunque importo, vi invito a utilizzare il primissimo link che trovate sotto in descrizione. Qua sotto in descrizione lo trovate, lo incrociate, cliccateci sopra, acquistate in tranquillità, non vi costerà nulla, mi supportate col canale. Anzi, sostituitelo al vostro bookmark, al vostro link diretto, insomma, di Amazon che avete tra i preferiti, mi continuerete a supportare col canale. Date un'occhiata ai link che trovate in descrizione, perché sono dei link molto interessanti, consigli per acquisti fotografici, eccetera, link Telegram di offerte su Amazon e anche i miei link Instagram. Come ho fatto a mettere tutto qua dentro? Ve lo dico, ho utilizzato una caratteristica di Adobe, dei software Adobe per fotografia, quindi di Lightroom, che ormai era disponibile già da tanti anni e che secondo me è anche poco sfruttata, comunque se ne parla abbastanza poco. Le anteprime avanzate. Sapete come funzionano le anteprime avanzate, come funziona Lightroom? Allora, le foto di Lightroom vengono stoccate nel loro formato originale, che avete scattato in JPEG, in RAW, quello che volete, in una determinata cartella che avete scelto voi. Però tutte le modifiche, tutto quello che viene editato è in un file di libreria, che infatti Lightroom consiglia anche di fare anche il backup, perché è il file più importante, insomma, di Lightroom. Quindi tutte le modifiche sono lì, le immagini rimangono assolutamente immodificate. Nel momento in cui andiamo a importare delle foto in Lightroom, cosa succede? Lightroom ci chiede se vogliamo creare ovviamente delle anteprime, ed è obbligatorio creare delle anteprime, perché noi non andiamo a vedere in Lightroom il RAW, noi andiamo a vedere l'immaginetta estratta dal RAW in formato un pochino più piccolo. Ci sono le anteprime standard, che sono appunto quelle un po' più piccole rispetto al formato originale della nostra foto. Ci sono le anteprime 1:1, che sono delle copie in JPEG effettivamente del nostro RAW, quindi possibilmente le possiamo vedere tranquillamente in Lightroom, ma ovviamente non abbiamo la pesantezza del RAW originale. E poi abbiamo le anteprime avanzate. Cosa sono le anteprime avanzate? Sono effettivamente dei RAW, ma molto, molto, molto più piccoli,
che ci danno la possibilità di lavorare anche agevolmente. Non abbiamo ovviamente l'ingrandimento 1:1, quindi se andiamo a zoomare con un'anteprima avanzata, Lightroom tenderà ad andare a riprendere il RAW originale e creare un'anteprima 1:1 per poter vedere un pochino il dettaglio. Ma l'anteprima avanzata torna molto molto utile, perché nel momento in cui per esempio condividiamo un album e vogliamo editare le foto con un album condiviso online, quello che viene caricato online per andare a essere editato con Lightroom su un'altra piattaforma, su un altro computer su cui abbiamo installato il nostro Lightroom del nostro account, vengono caricate appunto le anteprime avanzate. Le anteprime avanzate sono nella stessa cartella in cui si trova la nostra libreria, in cui si trovano anche le anteprime. Insomma, una serie di file che sono alla base, sto semplificando, alla base del nostro editing. Ma noi possiamo andare a lavorare con le anteprime avanzate anche se non abbiamo gli originali, ok? Quindi possiamo andare a editare le nostre foto anche se gli originali sono su un altro disco, opla, e se sul disco che stiamo utilizzando abbiamo appunto delle anteprime avanzate con determinate limitazioni. Ad esempio, se vogliamo esportare in formato pieno da un'anteprima avanzata, Lightroom ci dirà: guarda che ti serve comunque il file originale. Quindi io sono riuscito a tirar fuori dalla mia libreria, insomma, di Lightroom tutte le anteprime avanzate, piazzarle su un 2 terabyte e poter andare in giro, insomma, con questo disco ed editare in tutta velocità, anche quando sono in studio. Poi, perché volete sapere quali sono le performance di questo disco? Beh, ve le faccio vedere, anzi le state proprio vedendo in questo momento. Vi garantisco che le velocità di esecuzione, la velocità di esecuzione di Lightroom è veramente esagerata, è veramente elevatissima. Cambia veramente il workflow e vi potete portare in giro tutto questo. Ok, qualcuno potrà dire: ma scaldano questi NVMe? Sì, scaldano veramente tantissimo, davvero davvero tanto, però insomma l'azienda produttrice garantisce che, questo è tutto alluminio e pesa anche abbastanza, vi garantisce che c'è una dissipazione ottimale per appunto una 2 terabyte. Non si può andare oltre con le 4 e le 8 appunto per problemi di dissipazione. Vi lascio naturalmente i link in descrizione, ditemi un po' cosa ne pensate, se siete anche voi passati a un disco esterno NVMe. Noi ci vediamo naturalmente al prossimo video. Ciao a tutti.